Ciao Luigi, ciao, benvenuto. Ciao ragazzi, Ciao, ciao. Ciao. benvenuto. Allora, adesso c'è un momento che per me è molto emozionante, perché una canzone degli Spazio Filetti del gruppo Luigi mi accompagna sempre in tutti i miei cammini e spero che dopo la canterai. Però facciamo un passo indietro e niente, Luigi, dici qualcosa. Io so che qualche settimana fa voi avete fatto una diretta come questa, più o meno dal vostro salotto, per portare un po' di luce sulla situazione che sta vivendo in questo momento il mondo della musica e in generale il mondo culturale in Italia. E quindi se ci vuoi Sì. dire due parole, com'è andata, ecco, se ci vuoi un pochino parlare di. Sì, scusami, io ho un po' di difficoltà ad ascoltarti, però riesco. Ma guarda, allora, l'esperienza di domenica 20 dicembre è stata super giù questa. In circa un mesetto di lavoro siamo riusciti a mettere insieme più di a questo punto 300 partner che contemporaneamente dalle loro pagine web, dai loro profili hanno condiviso contemporaneamente il nostro, diciamo, chiamiamolo concerto in streaming. In realtà si trattava di aspetta un secondo, perché stanno facendo? C'è mio fratello e la mia ragazza che fanno casino tra di loro, devono decidere come inquadrare. Allora, io ascolto loro e cerco di concentrare e ascoltare la mia mente. Allora, stiamo tutti Vabbè, d'accordo sì. sulla gestione della telecamera. Vabbè, allora, ci siamo. No, perché devi sapere che io ero solito fino a qualche tempo fa prendere la telecamera, accenderla e guardarmi, no? E fare delle dirette. Quando metti il tuo telefono in mano a una regia, diventa tutto più difficile. Allora poi devi ascoltare i conti, ti guardano, ti parlano e non capisci. Io già capisco poco normalmente, figurati quando mi parlano sottovoce. È un delirio. Allora io a questo punto mi trovo in serie difficoltà, perché prima ero solamente io con me stesso, adesso sono io con me stesso, uno che mi guarda te, un delirio. Beh, però per fartela breve, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo quindi messo insieme tantissimi partner che poi erano i nostri partner, quindi locali, festival, circoli culturali, centri sociali, non potendo andare a suonare nei luoghi predestinati, diciamo, a questi intenti, abbiamo detto l'unica alternativa è provare a fare un cappello esattamente come state facendo voi per sopravvivere, specialmente questa era la ragione rispetto al cappello, cioè per pagarci delle bollette e poi per mandare un po' di nostra musica in giro. Quindi tu immagina che se avessimo dovuto suonare, non so, in 300 locali, in 300 locali in un tour, lo abbiamo fatto contemporaneamente, ma dalle pagine web. E oggi niente, faccio qualche canzone anche per voi, per Ricky, che tra l'altro mi ha invitato a questa iniziativa, io sono felice. Cioè, mi fa sempre piacere, insomma, poter intervenire, specialmente in delle cose nelle quali credo, anche perché poi lui mi diceva che probabilmente gli farebbe piacere fare qualche passo insieme a me, anche io sono contento, quindi magari che ne sai, veramente lo facciamo. Però, detto questo, ti faccio ascoltare una canzone, così e io faccio questo, più o meno. Se sentite male, ditemelo. Thank you.
scemo che resta a giro della strada, la sento su stile, non attraversa la strada, chi come me non riesce a occuparsi a giro delle cose. Conoscersi i perdi di ogni volta che ti vedo, faccio più male ogni volta che faccio male ogni volta che ti vedo, faccio male ogni volta che ti vedo. Scemo chi resta al centro della strada. Boom! Bomba! Si sente come fuori la questione? Grazie! Ma si sente benissimo, Luigi. Buonasera, Luigi, eccomi! Eccomi, ragazzo! Come stai, Luigi? Come sto? Un po' agitato. Allora, siamo a 1000, scusa, dico questa cosa che purtroppo però i soldi bisogna dire, allora sono stati raccolti fino adesso 1126 euro. Potreste fare un piccolo sforzo, arrivare almeno a 1200, 1030, dateci una mano, forza. Chiudiamo alle ore 18. Dobbiamo spiegare a che cosa servono questi soldi. L'hai detto, Ricky, dillo più volte. Perché le persone non pensano che questi soldi vanno a noi, ma non vanno a noi. Assolutamente, no? Non niente, noi stiamo facendo questa cosa perché crediamo nel progetto che Riccardo ha raccontato per più volte. Lui praticamente che cosa fa? Si è messo in testa che il 18 di febbraio, giusto? 19 febbraio, da Santa Maria di Leuca. Allora, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, cioè pasticciotti, basta fatta il caso, cibo del rupo, e vino rosso, secondo me ci sta che parte anche verso il 21-22, però mettiamo che tutto sta bene, insomma, dovrebbe partire il 19 ed arrivare a Finisterre. Quando è che si arriva? Agosto, va bene. Quindi gli servono i soldi per fare questa cosa, giusto? Cioè, detto in due parole, capito? Giusto. Mi sembra... Ma guarda che... Ne servono un po' di più perché Miriam parte con me, quindi se capito, quindi se magna di più all'inizio. Io mangio troppo. Ragazzi, comunque io vi dico che se tante volte dovesse esserci la deviazione qua, mi casa è stu casa, no? Come di sì, quindi potete fermarvi a Bologna, soprattutto di tutto e di più. Ma ci passiamo a Bologna? No. Vabbè. Meglio così, ce li mandiamo noi, però vi penseremo. Senti, io chiaramente faccio l'idiota. Allora, ti faccio 6 mesi che lo faccio. A me ti piace così, Allora ti faccio
una canzone sottovoce. Questo è un pezzo che pensa io e Feli, che è mio fratello, questo qui biondo, anche se non sembra mio fratello perché adesso è tinto. Ciao a tutti. Ma lui si tinge per insomma per non far notare i capelli bianchi. Allora, adesso usa la tinta, fa tipo come facevano i, come si chiamavano quelli là, i Duran Duran, no? Allora, posso inserire il link al nostro Spotify? Sì, vale. Ascoltate il nostro Spotify. Chiede se possiamo inserire il link del nostro Spotify. Assolutamente, assolutamente. Ma c'è prima del permesso, capito? Fa così, lui chiede, ma è tutto così, tanto pur parlare. Ma già l'ha messo? Eccolo. Sì, già l'ha fatto. È come per esempio con Lucio Dalla, no? Lui registrò una cosa per noi, ma non sapeva che sarebbe finita poi in una canzone. No, scherzo, però è vero, questa canzone che si chiama Da questo muro è un pezzo che noi abbiamo registrato appunto qualche anno fa, e pezza che conoscemmo Lucio Dalla suonando per la strada, così ci siamo smazzati un po' di mesi sotto casa sua, poi forse con un po' di simpatia e tante altre componenti che abbiamo messo fuori, ci siamo riusciti a trasportare anche Lucio Dalla nel nostro disco. E niente, questa canzone te la faccio sentire però a bassissimo volume perché non siamo elettrificati, questo è un vero unplugged, cioè senza corrente, scollegati, e fa più o meno così, una canzone che trovo molto dolce. Questa la sbornia che mi fa viaggiare, è l'unico modo per comunicare alla gente questa emozione. Non è che il mondo potesse capire quello che è in me questo panorama. Non è una foto, non è un quadro, ma è solo l'abisso. Torno luce. Ma se si potesse volare sopra la città, volare davvero, non più la mente, si potrebbe giungere all'infinito. Cadere giù e poi niente, vorrei vedere ancora se questo fosse l'inizio di un viaggio. Adesso sono presente, mi sono spiato. Ma se si potesse volare sopra la città, volare davvero, non più con la mente, si potrebbe giungere all'infinito, ma si potrebbe volare a questo mondo. No.
tutta la città. Volare davvero, non più con la mente, si potrebbe giungere all'infinito, poi si potrebbe volare da questo mondo. Grazie. Allora, no, volevo dire anche ai vostri seguaci, poi potrebbero portare anche i nostri seguaci, che dici come si chiamano questi due? Allora, noi in arte siamo chiamati Spacca il Silenzio. Quindi se i vostri followers volessero followerare anche noi, basta che digitino ovunque su Instagram, non so, Twitter, no, Facebook, YouTube, Spotify. Ragazzi, incredibile, su Spotify siamo riusciti a raggiungere 200.000 followers. Quindi adesso invitiamo anche voi per diventare nostri... No, non è vero, ci abbiamo 158 follower. Possiamo dire una cosa che abbiamo già accennato prima, come una mezz'ora, 40 anni fa, la diciamo adesso... voi Luigi sarà quasi sicuramente, cioè se mi dice che poi dalla buca all'ultimo lo potete andare a cercare, abita a Bologna, e allora Luigi, con Luigi faremo un bellissimo programma radiofonico, e quindi diciamo Luigi è la voce maschile canora di Pappelle, questo lo possiamo dire, no? Certo, la voce narrante, la voce narrante. Tu cammini e io parlo, facciamo così. Tipo... Però a un certo punto ci incontreremo, probabilmente cammineremo insieme e mangeremo una cosa insieme, no? Così, voglio dire. Certo, certo. Magari certo. Mangeremo i panzerotti, magari mangeremo adesso... dal punto di vista di mangiare non tanto. Ma come diceva Luigi, magari li incontrate a casa mia in Spagna, li cucino io, italiano. Vabbè, aggiungi un po' a tavola che c'è una famiglia in più. Voglio però dire una cosa importante a chi ci sta ascoltando. Dai, mettete qualche spicciolo su questo. Che cosa avete messo? Un PayPal, giusto? Il PayPal sul sito internet di Pathfinder e sulla piattaforma. Nel link, nella diretta ci sono i link, quindi è più facilissimo. Ecco, allora, perché praticamente mettendo questi soldi voi coronerete un sogno, quello di arrivare, insomma, una cifra, si è fatta un po' una scommessa, ma io mi sono praticamente, dovete sapere che io in realtà non mi sono fidanzato per amore, ma io sono fidanzato perché avevo bisogno di una camera che mi seguisse in tutti, mi sta facendo il dito. In tutte le mie vicende, diciamo così, così ho Feli che mi segue da una parte e lei che mi segue da... Adesso venite con me, vi faccio vedere la mia cucina. Riccardo ieri faceva vedere come faceva il gelato. Io invece il gelato non lo faccio, il caffè è troppo lungo, però prendo una tazzina di caffè, tanto Feli è astemio, e mi conduco nella sezione, qui vedete sezione targhe, tutto organizzato per farvi vedere quanti premi abbiamo vinto. Bravo. E... no, scherzo. E prendo un po' di sambuca che a me piace tantissimo. Grande! Mi sembra giusto. Dopodiché, munito di sambuca, per dare, diciamo, per favorire anche... Ecco la dolce richiesta fatta da, come ti chiami? Hai detto tu che volevi sentire quel pezzo di Susanna? Sì, no, Angela. Ora
Angela, quella canzone di cui parli l'ho scritta con questo affare qua che si chiama un ukulele. Ok. E ve la faccio sentire, no? Insieme al mio code. Allora no, la facciamo così. Facciamo che doppia diretta. Vai. Come un partigiano dell'allegria, sono un soldato arruolato nella musica, anche se prima parlava saudante. Sono il Pinocchio di Collodi e il brillo parlante. Quanti chilometri ho fatti con queste scarpe che indosso, ho un grande zaino sul dosso e un piccolo sasso. Io qualche strada che ho fatto per resettare un percorso, come quando su film qualcosa ne registri un altro sul nastro. Solo da solo, solo solamente, solo se viaggi solo puoi prendere tutto tempo, perderti nel tempo, attimi di gioia il 14 settembre, figlio del passato che è passato nel presente, non totalmente libero di essere libero, libero di liberarsi, metafore, spunti di riflessione, dai la parola, insincassi in giga, dire tutto e socizzare un lupo. E tutti mai un figlio, testo senza parole, canto in silenzio in un appuntamento con nessuno, parto da capo per cercare quello che ho perso, amaro di itinerario ma per città diverso, riaffiorano i ricordi, nulla è solo per caso, nemmeno questa cicatrice presa sul mio naso, che medicavi tu prima di dirmi che non ci saresti stata più, prova felicità, paura di perderla, quanti chilometri ho fatto con queste scarpe che indosso, ho un grande zaino sul dorso e un piccolo sasso. Io qualche strada l'ho fatto per resettare un percorso, come quando su film vuoi che se ne registri un altro sul nastro. Muchos kilómetros, quanti chilometri, muchos kilómetros, quanti chilometri, muchos kilómetros, quanti chilometri, muchos, 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 muchos. Senti il rumore dell'acqua nella borraccia, il sole sulla mia faccia, il sudore che scende giù. La percezione del mio corpo bagnato, mi è permeabilizzato dalla pelle che ho su. Il colpo impermeabile, invulnerabile, no, io non lo sono mai stato. Io non ferita su me significa, lo sai, dopo ogni salita c'è una discesa. Passata alla difficoltà, spiccare alla ripresa. Non sento più fatica, non quel cammino è sera. Quando mi accorgo che non tutte le strade ti portano a Roma, ero sulla strada per San Piano. Quanti chilometri ho fatto con queste scarpe che indosso, ho un grande zaino sul dorso e un piccolo sasso. Io quanta strada che ho fatto per resettare un percorso, come quando su film vuoi che se ne registri un altro sul nastro. Chilometri, 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 chilometri di vita. E per il rinaldo diremo con tutto il cuore del tempo, che mentre destinazioni sono fatte per ripartire, imparo ad andare avanti a sapermi guardare indietro da dove che sorge il sole fino al chilometro zero. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi ragazzi. Allora ricordiamolo, Luigi Spacca Silenzio, li trovate su Spotify, su YouTube, su Facebook, su Instagram, da tutte le parti. Ci siamo dimenticati YouPorn, su YouPorn scrivete ma quello è scontato, non l'ho detto. Adesso a parte tutti gli scherzi, ragazzi vi ringrazio tantissimo di averci ospitati. No, grazie a te.
No, fa fede a me, tutti che ringraziano me. Allora, grazie, mi ringrazio di essermi ospitato. E ci rivedremo sul cammino, chiaramente. Mi raccomando, questa cosa che abbiamo fatto in questo momento, anzi negli scorsi momenti, è stato un, come dire, condividere il fatto che, ecco, stiamo facendo un crowdfunding che sì, ci piace. Quindi lasciate qualche bene a Riccardo e tutti i suoi soci di avventura, mi è compreso che dopo prenderò una mia parte. Certo, la famosa, come dicevano un tempo fa in dei luoghi così, la mazzetta, ecco. Adesso ti dico, sai perché faccio il cretino? Insomma, io sono sempre stato molto lontano dalla TV e in questi giorni in cui siamo costretti in casa, praticamente sto divorando serie sulla mafia, la camorra, e c'è una bellissima serie che, cioè, insomma, è bella, è interessante, si chiama Il Cacciatore, non so se voi avete mai visto. Beh, e parla di tutta questa cosa, insomma, dell'antimafia durante gli anni 90. È molto interessante. E là, chiaramente, di mazzette ne abbiamo viste di ogni e di come. Stavo scherzando, naturalmente, grazie al cielo il mondo sembra evolversi e cambiare in meglio, e si spera, sempre di più, che tutto cambia in positivo. Detto questo, lasciate un po' di soldi a Riccardo, io non so più che dirvi. Fate il vostro. Luigi, grazie ancora, Luigi. Ci sentiamo presto. Ciao. Un bacio. A presto. Ciao.